È una bella novità per l'intera città metropolitana, un'idea innovativa, siamo stati i primi a inaugurarlo a Venaria e di questo ne sono molto orgogliosa. Dobbiamo puntare sulla mobilità sostenibile, questo è un altro tassello che si va ad aggiungere ai progetti già in atto. Abbiamo visto come ci sia un cambiamento dopo la pandemia legato alla mobilità, legato anche alla situazione che stiamo vivendo a causa anche del caro carburante, quindi sicuramente un'amministrazione vicina alle necessità dei propri abitanti, dei propri cittadini, una città metropolitana che ugualmente è vicina al cambiamento culturale e al cambiamento legato alla mobilità sostenibile che attraverserà tutti i comuni coinvolti.